Ciao e benvenuto a questo secondo video dedicato all'applicazione del warm up al set della batteria. In pratica, come applicazione stiamo in una cosa piuttosto ristretta perché aggiungo solamente un pattern ai piedi, mentre con le mani eseguo solo sul pad del rullante senza spostarmi tutto il warm up ternario in questo caso. Ho deciso di farti vedere questo pattern dei piedi che a me piace tantissimo. Ed è un pattern credo mutuato dalla musica latina afro-cubana e consiste in questo. Il piede della cassa suonerà solamente i quarti puntati, quindi farà da portatore del tempo. Piede del cello invece suonerà i quarti. Il risultato sarà il suono di una terzina di quarti al piede del cello contro i quarti del piede della cassa. Ma visto che siamo in 12 ottavi, la cassa fa i quarti puntati e il cello fa i quarti, non dimentichiamoci di almeno essere grammaticalmente corretti. Quindi, se questo fa, ok, sopra ci seguirò il warm up ternario a 140. Andiamo, mi metto un click. Visto? Semplice, più a dirsi che a farsi, però ti consiglio di provare ad usare questo pattern con i piedi perché è molto interessante e fa lavorare bene il piede del Charlie, nel mio caso il piede sinistro, e crea questa poliritmia continua, ma in realtà è tutto sempre in griglia, ok? Non è niente di spaventoso, ma il suono che ne esce fuori è molto interessante, per cui, ricapitolando, il tempo lo tiene il piede della cassa sui quarti puntati, il Charlie suona solo i quarti, quindi l'effetto è quello di una terzina di quarti contro i quarti, ma essendo noi in 12 ottavi sono quarti puntati e quarti, e sopra sul pad del rullante ho suonato tutto il warm up ternario. Ok? Ci vediamo nel prossimo video, ciao, buona estate!